sistema dell'università e quindi la CRUI, come presidente appunto della CRUI, oggi ho partecipato molto volentieri a questa tavola rotonda, a questa giornata dedicata a navigare la complessità, proprio perché quando ci si occupa di formazione ma anche di ricerca nell'ambito della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, ovviamente è possibile rispondere a queste sfide unicamente lavorando in rete. Il sistema universitario è pronto, attraverso l'apertura di corsi di laurea, di dottorati, di centri di ricerca, a lavorare con gli enti di ricerca proprio per fare in modo che il nostro paese acquisisca una competitività internazionale che in questo momento c'è ma potrebbe migliorare. Come fare? Come aumentare la competitività? Ovviamente le strade sono due. Da un lato la formazione del capitale umano, la formazione dei nostri studenti, quindi i dottorandi ma anche gli studenti di magistrale e di triennale da un lato, lavorando tra l'altro anche attraverso la formazione di insegnanti su tutti gli ordini scolastici dell'educazione. E però la seconda leva ovviamente è quella dell'innovazione tecnologica, e l'innovazione tecnologica viene dalla ricerca. Da questo punto di vista è molto importante davvero scalare i progetti che con Next Generation EU già vedono gli atenei, gli enti di ricerca, a lavorare insieme a moltissime imprese, proprio per garantire una competitività che poi sia portata davvero in maniera pragmatica nelle imprese e nel mondo industriale.